Prospettiva. Tutti sanno cosa vuol dire, ma viene solo utilizzata in certi campi e non nella vita. O almeno non tutti la utilizzano. Nell'arte, nei media, nei racconti, la prospettiva aiuta ad immergersi, a capire dei punti di vista, a vedere il mondo in un dato modo. La stessa cosa può essere utilizzata nella vita stessa, ma è difficile, molto difficile. Litigi, drammi, guerre. Molto spesso queste tre cose nascono perché non si è in grado di vedere il punto di vista dell'altro, o si ha paura a vedere ciò, perché potrebbe essere contrario al proprio punto di vista. Molto spesso ho visto gente rovinare le proprie amicizie solo perché non si guardava in prospettiva, perché non ci si metteva nei panni dell'altro. Tutti abbiamo le proprie idee, i propri ideali, il proprio modo di pensare, e questo ci rende delle persone intelligenti. Ma i punti di vista, le percezioni, il capire lo stato d'animo e i pensieri di una persona richiede anche altro. Spirito d'osservazione, capacità di parlare, ma anche capacità di ascoltare e capire. Abilità che non tutti hanno insieme. C'è chi osserva, ma non è capace di parlare. Chi ascolta, ma non è capace di capire. Chi parla e non è capace di ascoltare. È umano, questo è certo, ma molto spesso non avere queste tre abilità può portare a creare incomprensioni, malintesi e infine può portare all'odio. L'ho visto spesso nelle community di internet, ma le ho viste anche all'esterno. Magari nei bar, nei posti di incontro e in ogni dove. Persone che non vengono ascoltate durante un discorso, ma anzi vengono derise o schernite per il proprio pensiero e quindi vengono evitate. Oppure persone che durante un litigio non possono dire la propria, ma anzi vengono giudicati colpevoli senza se e senza ma. Non dico che tutti hanno la verità in mano, non dico che tutti devono essere messi sulla stessa bilancia, dipende da momento a momento. Dico solo che molto spesso, per risolvere un problema, grave o meno che sia, basta guardare il tutto da diverse angolazioni. Magari farsi aiutare e magari vedere il punto di vista di altri. Un problema non può essere risolto da un singolo. Di solito la soluzione è in mano, anzi in mente, diversa dalla propria. Basta avere il coraggio di capire le prospettive di altri.